scoglio scan e spirometria. Quando utilizzare l'uno o l'altro? Entrambe le metodiche nascono con l'intento di ridurre l'esposizione a radiazioni durante il monitoraggio delle patologie della colonna vertebrale, questo pur non riproducendo l'angolo di Cobb. Grazie alla spirometria valutiamo e monitoriamo nel tempo le problematiche posturali e strutturali che interessano il piano sagittale, come le varie forme di ipercifosi, cifosi lunga e iperlordosi. Questa metodica è molto utile anche per valutare l'efficacia del trattamento in corsetto e con esercizi specifici. Scoglio Scan, invece, è il primo sistema ecografico in grado di valutare la presenza di scoliosi. L'unico in Italia si trova nella sede ISICO di Milano. Nella nostra esperienza utilizziamo lo Scoglio Scan come alleato nel monitoraggio stretto, quindi ogni 3-4 mesi, per quei pazienti che hanno un maggior rischio evolutivo. Questo perché ci consente di rilevare in maniera tempestiva un eventuale peggioramento delle curve. Nonostante, secondo le attuali linee guida, la radiografia sotto carico in proiezione antero-posteriore latero-laterale rimanga il metodo più affidabile per effettuare diagnosi, sia la spirometria sia lo scoglio scan possono essere considerati validi strumenti nel monitoraggio della condizione clinica delle patologie vertebrali a rischio evolutivo.